Ciao. Ciao. La seconda volta che ci rivediamo per un problema tecnico, diciamo così. Va bene, cominciamo, ricominciamo. Ricominciamo tutto da capo. Elencami i punti della tua sessione di oggi e poi andiamo in ipnosi a vedere cosa c'è. Vai. Sì, allora i punti che volevo vedere erano la negatività che c'è in generale su tutta la mia famiglia e poi la causa della malattia di mio padre, dello stato di salute, diciamo, di mio padre, e una presenza che si aggira per la casa dei miei genitori che tutti sentiamo ma non sappiamo cos'è ed è abbastanza forte tanto da esserci spostati per farla passare, diciamo. E poi tutte queste informazioni. Sì. Aspetta, aspetta, raccontami, adesso non me l'avevi detta prima. Ma io parlavo con mio fratello, così ero vicino alla porta, insomma, ho sentito sta cosa che arrivava, io mi sono spostata senza neanche farci caso. Poi, non appena è passata, ma non è che l'abbia vista, è solo ho continuato a parlare fino a che ho detto, aspetta un attimo, ma chi è passato qui? Questo successe tanti anni fa, però sta presenza si aggira per la casa, la sentono tutti comunque, quindi. E poi sì, questo interesse particolare di mio padre verso l'universo, questa, diciamo, l'idea che lui si è fatto di tutti i pianeti che sono disposti in maniera diversa e cose del genere, ecco, da come li conosciamo. E quindi volevamo sapere, insomma, e l'interesse per Atlantide di mio padre. Quindi tuo padre si interessa molto dell'astronomia, poi Esatto. Atlantide, e poi come se avesse informazioni non ufficiali rispetto a quello che si Sì, conosce dell'universo. nomi e posizioni di pianeti che non corrispondono a quello che vediamo oggi. Allora, andiamo a vedere. Va bene, allora facciamo così, andiamo in ipnosi e vediamo cosa c'è. Allora, risposto. Ecco qua. Eccomi qua. Non so se. Ah, sì, si vede. Mi vedo. Ma forse questi punti li abbiamo detti un po' troppo velocemente. Perché noi ne abbiamo già parlato poco fa, qualche ora fa, quindi già sappiamo di cosa dobbiamo andare a parlare. Però magari chi sta guardando il video vede queste quattro. Ah no, aspetta, aspetta. Diciamo che potrebbe andare così. Però una domanda sulla malattia di tuo padre non hai detto molto, non vuoi dire molto. Vediamo soltanto le cause di questa malattia, però ci fermiamo lì. Invece riguardo la negatività in famiglia, esattamente a cosa ti riferisci? Amicizie, parentele, persone negative, c'è gente che viene a casa nostra soltanto per parlare male di altre persone, poi se ne rivanno così, dal nulla sbucano e poi se ne rivanno. Non lo so, magari è normale, però non lo so se c'è una sorta di calamita. Quindi c'è molta negatività intorno, anche il fatto di pessimismo generale, di paura da parte dei miei genitori, tutti e due, questa insicurezza continua, come un'impossibilità a crescere nella vita, come se qualcosa li bloccasse. Quindi sì, questa cosa ci incuriosisce un po'. Insomma, questa è generale a tutti, però magari ecco, i miei genitori sono quelli un po' peggio, almeno questo. La presenza in casa la sentono tutti i membri della famiglia. Sì. Sì. Va bene. Ok, vai. Posizioni. Adesso. Sì, mi sembra che di là, quindi mi sembra aver detto tutto. Adesso cominciamo la fase dell'induzione, facciamo 10 Okay. minuti di rilassamento del corpo e anche della mente, okay. Ricominciamo la fase induttiva. Posso aggiungere, scusa, ti interrompo. È normale, se
sentirsi tipo i muscoli stanchi, come se si fosse stati in tensione o no? Dipende cosa hai fatto. No, dico quando uno è in uno stato di rilassamento, in teoria non. Dipende. Dipende perché se ti trovi in una situazione che giustifica questo, sì. Bisogna vedere cosa sta succedendo in ambiente ipnotico. Perfetto, chiudo di nuovo allora. Allora, cominciamo con la fase dell'induzione che dicevo dura circa 10 minuti. Io conto verso il basso, da 10 a 1, come per contare questo tempo che passa. E nel frattempo senti il tuo corpo che si rilassa lentamente. E puoi sentire il tuo corpo rilassarsi sempre di più ad ogni tuo respiro. Puoi sentire il tuo corpo appesantirsi sempre di più. E ad ogni mia parola. Senti che il tuo corpo comincia ad appesantirsi dai piedi, che sprofonda pesante nel letto, lentamente. Senti questa piacevole sensazione di pesantezza che arriva fino alle tue ginocchia, lentamente. E senti parte bassa delle tue gambe che sprofonda nel divano, nel letto, con i piedi, va giù in profondità. Questa sensazione di pesantezza arriva fino al bacino, riempiendo completamente le gambe che sprofondano pesanti, lentamente. Giù. In profondità.
Pesante, rilassato. Da questo momento, qualsiasi rumore di fondo ti rilassa ancora di più. Ti manda sempre più in profondità. Cinque. Che la schiena sprofonda, va giù, muscolo dopo muscolo, sprofonda lentamente. Anche il ventre si fa pesante e va giù in profondità, molto in profondità. Che il tuo petto sprofonda lentamente. Spalle sono pesanti. Braccia sono pesanti. Le mani pesanti.
mia testa. Affondo nel cuscino. Sempre di più. Pensante. Adesso dimmi, Katia, se in questo momento stai pensando a qualcosa o se la tua mente si è svuotata. Vuota. Perfetto. Adesso. Io conto da 1 a 5. Mentre lo faccio, mentre conto, tu ti connetti mentalmente con tuo padre. Ti connetti con lui e vai. All'origine delle informazioni che gli arrivavano o arrivano sull'universo. Conto da 1 a 5 e ti connetti mentalmente con tuo padre. Quando senti di essere connessa telepaticamente con tuo padre, mi avvisi. Seduto. Come vestito?
Una vestaglia. In quale stato fisico e d'animo lo vedi? Contento. Adesso chiedi a tuo padre di dirti chi gli passa le informazioni sull'universo, chi gliele passa. Non viene niente. Prendi tuo padre per la mano. Dimmi che sensazione senti. Calore. Adesso di a tuo padre di andare insieme in questo luogo da dove prende informazioni. Conto da 1 a 3 e poi andate lì. 1, 2. Dove ti trovi? Lì. Nello spazio. Tuo padre con te. C'è qualcuno con voi? No. Come ti senti lì? Normale. E tuo padre come si sente? Curioso. Adesso di a tuo padre di chiamare colui che gli passa o passava le informazioni sull'universo davanti a voi. Chi è venuto? Sembrava una donna con un elmo. Una donna con me. Come si chiama? Non lo so.
2014. Chiede a tuo padre se la conosce. Sì. Chiedigli chi è. Non mi arriva nulla. Adesso chiudiamo un attimo questa parentesi qui e ne riapriamo un'altra. Voi rimanete sempre lì nello spazio e da lì andate alla causa della malattia di tuo padre. Osservate tutto da lì e mi dici cosa vedi. Sembra un occhio con dei tubi. Sì. Un occhio con dei tubi. E quest'occhio che forma è? È gigantesco. È un occhio Non lo so, lo vedo di lato. umano. Quanti tubi ha attaccati? Tanti. Osserva. Questi tubi che partono da quest'occhio, osserva dove arrivano. Da nessuna parte finiscono, fluttuano nell'aria. Di Di chi è quest'occhio? lo spazio. La relazione tra questo che tuo padre. Sono collegati. Osservalo con calma. Chiedi a quest'occhio qual è il suo nome. Chiedi il nome. Te lo dici. No. Richiudiamo questa parentesi per adesso. E adesso andiamo a vedere se tuo padre ha avuto un'esistenza in Atlantide. Se sì, vai lì con lui.
Dove sei? come se vedessi dall'alto una sorta di isola. Tuo padre con te. Sì. Chiedigli se la riconosci. No. Adesso vai su quell'isola e vai all'epoca in cui c'era tuo padre. Se c'era, lo vedi. Cercalo. Vai. Cosa succede? C'è gente che corre. Dove corre? Corrono via, scappano. Perché? Sembra che una sorta di montagna stia cadendo a pezzi. Non so se è un'esplosione o un terremoto. Persone sono esattamente come gli esseri umani attualmente. Sì, ma non vedo, vedo solo la parte alta del corpo, non vedo le gambe. Scendi giù, vai più in basso e osserva le persone da vicino e dimmi quali differenze ci sono con gli esseri umani attuali. Questo di fronte a me è metà uomo, metà cavallo. Il corpo è da cavallo. La parte bassa, le gambe. Sono quattro. Sì. Il busto è di umano. Sì. Ha le braccia. Come si chiama? Ateus. Fateus. Ateus. Ateus. Guardati intorno e dimmi cosa vedi ancora, che forma vedi. No, vedo soltanto alberi adesso. E la gente che scappa dove? C'è come un fermo immagine di fronte a me con questa persona. Sì, è come un fermo immagine. Questo Ateus sta scappando anche lui. All'inizio avevo l'impressione di sì, ma ora non lo so. Chiedigli cosa sta succedendo sull'isola. Mi dice un terremoto, ma io ho l'impressione che questa cosa invece venga dall'alto. Lui dice terremoto perché lo sa o perché lo pensa? Lo penso. Lui ha paura. Sì, ma non è terrorizzato. Non è come se fosse in pericolo di vita, ecco. Ha già vissuto questa esperienza? Gli è già successo? Sì. Succedono spesso queste cose sull'isola. No. Avanza nel tempo. Avanza. Vediamo cosa succede.
puoi anche risollevarti e riscendere su un punto più interessante. Sì. Sempre sopra l'isola, però adesso ce n'è soltanto metà che sbuca fuori, è come se si fosse no, capovolta, ma è rimasta a mezz'asta. Sta sprofondando. Affondo. No, no, è rimasta così. Hai fatto un salto temporale. Penso di sì. Vai giù, scendi sull'isola, dimmi cosa vedi adesso. C'è più nulla. Cioè, C'è solo il mare. c'è solo acqua. E questo pezzo di isola dove sono io, ma è veramente piccolo. Adesso vai sotto l'acqua. Emergi. E dimmi se vedi l'isola immersa. Sommersa. Sì. Fate un giro sull'isola, dimmi cosa vedi sulla parte sommersa. È buio, non si vede molto. Quanti metri di profondità sei? 400 Mi viene da dire 400. metri. Che Sì. anno 263 avanti Cristo. è? Adesso conto da 1 a 3. E quando dico tre, come se si accendesse una luce sott'acqua e tu puoi vedere esattamente quello che c'è lì, sotto i tuoi piedi, sommerso. Al mio tre. Uno, due, tre. Adesso puoi vedere tutto. Si è accesa una luce. Ma sembrano alberi, rocce, niente di più. Vedi alcuna forma di vita? C'era una sorta di pesce prima. Che forma ha questo pesce? È tutto pieno di no, spine, ma sì, spine ma morbide che escono Osserva se ci da sono tutto il corpo. delle tracce precedenti all'affondamento dell'isola. Non hai limiti né di tempo né di spazio, puoi spostarti a qualsiasi velocità, a qualsiasi profondità, in un attimo. Vai in una zona dove puoi vedere qualche prova, testimonianza della vita precedente all'affondamento dell'isola.
Dove sei? Sull'isola. Una Cosa vedi? grotta. Entra, dimmi cosa c'è dentro. L'entrata è ricoperta di conchiglie. C'è tipo un arco. Vai dentro. Molto piccola. E descrivi cosa vedi. Sembrava ci fosse una luce giù in fondo, ma non la vedo più. Molto brutta, ma in un punto interessante. Sei? Dall'altra parte dell'isola. Sì. Sei uscita dalla grotta? Sei uscita da una parte opposta a dove sei entrata? No. Cosa c'è lì? Rocce sembrano riflettere il sole, sembrano tutte bianche. Adesso rimani in questo punto dell'isola, rimani in questo punto dello spazio, fai solo un salto temporale e vai indietro nel tempo fino ad un momento in cui quest'isola deve ancora affondare. Vai. Sua sabbia, però prima non ce n'era assolutamente. Non sei più sott'acqua. No. C'è caldo o freddo? Caldo. Ci sono delle forme di vita. Vedi qualcosa, qualcuno? No. Adesso, rimanendo sulla verticale di questo punto dove sei appoggiata, dove stai sull'isola. Vai in alto, verso lo spazio, alzati, rimanendo sempre su quel punto, su quella verticale. Alzati, fin quando non localizzi quest'isola in un punto della Terra. E quando l'hai localizzata, dimmi in quale posto della terra la vedi. Ma a me sembra un lato del Sud America. Più o meno. Più o meno in quale punto? Non lo vedi? Riconosci la Terra in quella disposizione dei continenti.
E dove si trova il punto in cui sei sulla verticale? Il Sud dell'America, forse il Messico, no, Mexico City. Non lo so perché mi viene il Messico, ma la posizione è un pochino. Non ha importanza, dimmi solo quello che ti arriva alla mente e stop. Messico. Adesso vai giù sull'isola e vai nel punto dove si trova tuo padre. In acqua. Fai in acqua? Nuota, si aggrappa a una roccia per ritornare in superficie. È metà pesce. Esattamente come ho fatto. Le orecchie si estendono tipo dietro la testa, come una sorta di buco più che orecchio. È piccolo, più piccolo del solito. Descrivimelo. Sembra tipo bambino, sembra. Grigiastro, diciamo, beige, voglio dire. Però c'è questi colori, il colore cambia sulla testa, tipo delle sfumature nere. E la testa sembra tipo cavalluccio marino, però non il viso, la parte dietro della testa, dove si stendono le Il orecchie. È torso. tipo. Il torso è umano. Sì, però ci sono tipo. Tipo. Non so come descriverle, tipo delle extension, come si può dire? Attenzione, braccia, squadra. No, sulle braccia, tipo delle pinne, no, pinne, però sono tipo croste, Spegni il no, croste. microfono, per favore. Spegni Come? Ah, sì. il microfono. Accendilo. Mi senti ora? No, rispegnilo perché. No. No. Niente. Adesso? No, fa interferenza. Pronto? Sì, adesso sì. Ok, Sì, perfetto. ha le mani palmate, vuol dire? No, aveva delle tipo delle cose sulle braccia, come non so, come delle lische di pesce, diciamo. No, delle lische della pelle di Quando pesce. comincia il suo, dove comincia il suo corpo da pesce? Non incomincia da. È come se fosse un mix. Braccia? Alle Sì. gambe? Sì. Aspetta Quante sono? un attimo. Che è successo? Sì, le gambe sono due. Alla coda. Sì, però non una coda, è corta, è piccolina. È una coda da pesce. No,
Mix, forse più un drago mi viene in mente, un dinosauro. Ha organi sessuali. Non lo so, ha dei pantaloncini. È vestito. No, no, soltanto dei pantaloncini. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Non perdere tempo. Arrampica. Si arrampica per cosa? Per far cosa? Si arrampica per andare alla grotta, la grotta che ho visto prima. Quindi la grotta è sulla superficie dell'acqua. Sì. Continua, andiamo avanti. Adesso è entrato dentro, non lo vedo più. Vai con lui, seguilo. A buio, non vedo nulla. Si accende quella luce che ha illuminato prima tutte le profondità e tu adesso puoi vedere nella grotta come se fosse completamente illuminata. Seguilo. Cosa vedi? C'è un'altra sorgente, c'è una sorta di strapiombo, c'è un lago, un laghetto minuscolo all'interno, c'è acqua. Cosa ha fatto qua? Scende. Continua. Adesso è giù nell'acqua, ma stranamente adesso c'è anche lo spazio di rocce per poter accedere. Ma è lava. Cosa vedi? Ma è strano, l'acqua si muove in una sorta di circolo, però se sembra lava, però è nera. Il tuo padre dove? Ma lì sotto, al lato che la guarda. Da C'è qualcuno con lui? È da solo? solo. Chiedi mentalmente a tuo padre cosa fa lì, cosa sta guardando. È come se guardasse che questo liquido vada nella direzione giusta. Sì. Lui deve controllare che vada nella direzione giusta. È il suo lavoro. Dove deve andare questo liquido? Deve scendere giù dalla montagna. Per andare dove? Il mare. Cos'è questo liquido? Mi viene petrolio, ma Perché deve andare al mare? Chiedi.
Lo sa o non lo sa? Sembra come se non lo volesse dire. Chiedigli se ti riconosce. Vai davanti a lui. Sì. Tu che forma hai? Non lo so, non riesco a vedermi. Hai un corpo. Sì, ho la sensazione di sì, però non riesco a vedermi. Lui ti vede. No. Ti sente. Sì. Riconosce. Chiedigli chi sei. Tara. Tara? Chi Sì. è Tara? Governante. Governante di cosa? Dell'isola. Ti ha scambiato per la governante dell'isola perché ti vedi senza corpo. E tu digli, rifiuti di dare un'informazione alla governante dell'isola. Chiedigli dove sta andando questo petrolio e perché deve andare lì. Cosa ti dice? Mi viene per solidificarsi. E una volta solidificato, cosa succede? L'isola diventa più grande. Quindi serve per creare rocce, isola. Non solo. Cos'altro? Mi viene pista d'atterraggio. Pista di atterraggio per cosa? Non... Mi è venuta un'immagine, una sorta di astronave, ma che forma ha? Una sorta di piramide con la punta mozzata, diciamo, ecco, però messa in orizzontale. L'avevi già atterrato su questa base? No, è fluttua sopra, è quasi all'altezza mia, sono un po' più sopra. Quanto è grande più o meno? Non è tanto grande, forse per una persona soltanto. Da dove viene? Non mi riviene. Saturno. Boh, ve qualcosa, beh. Qualcosa con la V e beh. Da dove vieni? Bah, mi viene un nome strano, Venugia. Venugia.
andiamo avanti, vediamo cosa succede con questa astronave. Vai. Adesso è giù. È come se mi fossi elevata, adesso sembra tutto così distante. Avvicinati un po', dimmi cosa succede su quell'isola. Dove si è appoggiata quell'astronave? Una specie, sembra petrolio secco. Cosa succede? Vai avanti. Mi devo avvicinare, non si vede nulla. Avvicinati. Esce o entra qualcuno? Vedo nulla, no, non succede nulla. Entra dentro la zona. Cosa vedi? No. Vedi niente, sei dentro, sei riuscita ad entrare. Per un attimo. Chiedilo a tuo padre o a colui che lo sarà in una vita sulla terra, la umana. Chiedi cos'è quell'astronave, di chi è, da dove viene e perché. Vengono a prendere delle risorse. Chi li viene Ne viene Venusiani. a prendere? Quali risorse vengono a prendere? Minerali. Quali tipi di minerali? Quelli rosa, non... Cosa ci fanno loro con questi minerali? Aumenta le capacità mentali. E in quale parte della Terra si trovano questi minerali rosa? All'interno della roccia. Questa roccia pietrificata Sì. derivata dal petrolio. No. No, la parte dell'isola che già c'era. Come si chiama questo minerale? Non mi viene niente. Questo minerale lo prendono loro o viene dato loro da chi abita già sull'isola? Non lo prendono.
Non hanno scelta. sono autorizzati a prenderlo da chi vive sull'isola. O meglio, gli abitanti dell'isola permettono questo. Non vorrebbero. Però. No, però non hanno la possibilità di difendersi. Quindi lo vedono come una violenza. Chiedi Sì. a tuo padre, o quello che sarà tuo padre, una vita sulla terra, da umano, come si chiama? Noi, come si chiama? Elso. Adesso. Elso. Chiedi adesso se lui piace che loro prendano questi minerali e li portino. No. Loro usano questo minerale. Riferisco a loro, agli abitanti di Atlantide. Chiedilo a Elso. Come decorazione, ma distruggerebbe l'isola se. Perché Elso ha costruito una base per questi venusiani se poi non apprezza la loro venuta? Dico Elso per dire gli abitanti dell'isola. Sono Paura. stati minacciati da questi venusiani? Sì. Che tipo di minacce sono state rivolte loro? Vengono portati via. Chi Dove? si ribella viene portato via, non lo so. Dove? Sembra una che cosa strana. Sembra un mezzo uovo. Tipo no, l'esterno di un uovo ricoperto di roccia e sembra che vengano portati lì da queste astronave, se non. E lì cosa fanno? Cosa fanno? Però nulla. Forma hanno questi venusiani? Non lo so, ogni volta che guardo vedo solo l'astronave. Osserva come prelevano questo minerale. Come avviene questo prelevamento? Questo prelievo. È strana, come se mettessero un dito nella sabbia, la stessa cosa avviene sulla roccia, rimane una sorta di impronta, ma non c'è nessun tipo di esplosione. Ma chi mette il dito? No, è un esempio, è come se si formasse un'impronta, ma dal nulla. Riesce a vedere qualche venusiano. Adesso andiamo al momento in cui su quest'isola succede qualcosa. Su quest'isola si comincia a scrivere la parola fine.
Vai a vedere cosa succede, rimani con tuo padre. Cosa succede? Prima sembravano dei bombardamenti dall'alto, ma poi il cielo adesso è tutto grigio. Cosa succede? Cosa sente? Lo sapete? Sempre stupido, ma è una sorta di dinosauro? No, dinosauro, ma una creatura alta. Sembra un dinosauro, però è più alto, più grande. Cosa succede? Ma niente, cammina. Mentre cammina, distrugge tutto. Da dove viene questo dinosauro? No, te lo saprei dire, ma a me viene Persia. Vai avanti, vediamo cosa succede. Alcuni salgono su dei macchinari che iniziano a volare. Per cosa? Per far cosa? Per Scappare. scappare da cosa? Da questa distruzione che c'è dietro di noi. E tuo padre Elso cosa fa? Allora, lui è lì, qui con me. Chiedigli cosa sta succedendo. Non credo che lo sappia. Spaventa. Sembra una sorta di punizione. Una punizione da parte di chi? Andiamo a vedere cos'altro sta distruggendo l'isola. Spostati in punti interessanti. Sembra che sia soltanto metà dell'isola che viene distrutta. La parte opposta dove atterrano queste navi, queste astronavi. Continua, cosa vedi? Tipo nuvole di polvere. Chi ha dato l'ordine di distruggere l'isola? Perché? I venusiani. Per cercare più materiale. Adesso vai davanti al capo dei venusiani, colui che ha dato quest'ordine. Vai davanti a lui. Cosa vedi? Una sorta di lucertola robotica. La luce della Non robotica. so. Non so come chiamarle, delle
come delle squame in testa, come Come si delle. chiama questo essere? Mi viene Thor. Thor. Chiede a Thor perché si fa passare per venusiano. È un ordine. Ordine di chi? Sento tanta rabbia. Perché si fa passare per venusiano? I venusiani sono belli. È brutto. Perché? Perché è conveniente, non ho idea di cosa significhi. Perché conviene, va bene. Cioè tu pensi che loro se la bevano? Chiedi a Thor. In realtà Thor, da dove vieni? Marte. Cosa sei venuto a fare su Atlantide? Questa non è Atlantide. Cos'è? Perché sei venuto sulla Terra? Non sento più niente, Non lo vedi più? no. Sparito? Dove è andato? Cercalo. Qualche ragione vedo la stessa cosa che c'avevi i tubi attaccati a mio padre. Padre con dei Forse tubi attaccati. E sì. questi tubi da tuo padre dove vanno? Dalla schiena fino a questa cosa, questo blob grigio. Questo blob grigio è Thor. Sì. Cosa sta facendo Thor attaccato con i tubi a tuo padre? Prende energia. Viene da Marte per prendere energia. Mi viene, non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno? Non ne ha bisogno. Come se non avesse bisogno di spostarsi per farlo. Ma adesso dov'è? Nello spazio. Nello spazio. E tuo padre dov'è? Nello spazio, siamo tutti nello spazio. Loro due sono collegati, quindi. Tuo Sì. padre adesso che forma ha? Come lo vedi? Adesso Come adesso? sulla Terra, dici? Sì. Però più giovane. Quindi questo collegamento con Thor se lo porta dietro dai tempi di Atlantide? In maniera diversa, ma sì. Quali problemi o fastidi ha comportato questo collegamento con Thor a tuo padre?
tristezza, mi viene. Tristezza poi. Pessimismo, tutte emozioni negative. Ok, tristezza, pessimismo. Thor è la causa della malattia di tuo padre. Mi viene sì e no, non. Viene sì e no. Quale altre cause portato a tuo padre ad avere la malattia? Mi viene sta parola, forse la dico almeno, ma poi magari mi muovo da un'altra Perché poi parte. non posso mettermi con i bip a cancellare. Non la puoi dire? Non la vuoi dire? No, no, sì, no, mi viene genealogia che non ha niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando, per quello dico. Ma magari se la tolgo di mezzo. No, no, non togliere niente. Dimmi genealogia. Genealogia. Genealogia, poi cos'altro? Va bene, genealogia sta per il fatto che se la porta dietro da varie esistenze, un po' come il collegamento con Thor. Thor a che razza appartiene? Ah, apidi, apidi, lapidi. Adesso, dimmi in quale maniera il collegamento con Thor ha agito su tuo padre tale da provocare la malattia. Ha risucchiato tutto quello che c'era da prendere. Tutto è come se lo stesse prosciugando. Ascolta, adesso parla con tuo padre, chiedi se lui vuole ancora questo collegamento con Thor. No. Non lo vuole. No. Bene. Quindi adesso di a tuo padre di dire a Thor di staccare tutti questi tubi perché lui si è accorto ormai che Thor è attaccato a lui e non lo vuole più. Non l'ha mai voluto, ma non lo ha saputo. Adesso lo sa ed esprime la sua volontà. Diglielo e dimmi cosa succede. C'erano anche dei dubbi sotto i piedi. Dimmi cosa succede, descrivi il processo, cosa avviene? Si stacca. Thor è quell'occhio che vedevi prima con i tubi. Quell'occhio No. dov'è? Adesso
dall'altra parte, dietro di me. Osserva se quest'occhio contour ha qualche relazione. Sì, Cioè, sono collegati come da un tubo. quindi Thor m'assorbe da tuo padre e l'occhio assorbe da Thor. No, sembrerebbe più come se Thor è parte dell'occhio. Ah, Thor è parte dell'occhio. Okay. Di quanti piccoli Thor, per così dire, è formato l'occhio? Ne vedo un po', ma non so quanti. E a quanti altri esseri è collegato quest'occhio con i loro tubi, con i suoi? Tanti, ma non so quanti. Solo sulla Terra o anche da altre parti? Questa è strana. È come se ci fosse una linea del tempo ed è non in più luoghi, ma è in più tempi che è collegato. Non lo so, non ha senso per me. Però parliamo dello stesso luogo, in tempo. Sì. E questo luogo a cosa corrisponde? A quale luogo? Qui dove siamo ora? Sulla Terra? No, sullo spazio. Ma sullo spazio. Quanto è distante dalla Terra questo spazio? Troppo tanto. Quanto? Non lo so, mi viene milioni di chilometri. Osserva cosa succede quindi. Il processo tra tuo padre e Thor, come si svolge? Ma è ancora attaccato dalla parte sinistra. Descrivimi quello che succede. Come se Thor si muovesse lentamente, molto lentamente, all'indietro, verso lo spazio, ma non lascia andare ancora. Degli di sbrigarsi, che non abbiamo tempo da perdere. Dimmi cosa succede. Sembra libero, ma come se ci fossero delle parti che adesso sono state tirate via insieme ai tubi. Cosa sono queste parti? Pelle. Pelle? Sì. Come vedi tuo padre? Come vedi il corpo di tuo padre? In posizione fetale, fluttua. Lo trovi completamente disconnettato. Disconnesso. Parlo mezzo spagnolo, mezzo italiano. Lo vedi disconnesso. Sì, però non è reattivo, non. Adesso. Non voglio sapere se intanto è completamente disconnesso da Thor. Mi viene da dire no, anche se alla A vista vista sembra di sì. sì. Bene, adesso vai a vedere dove è collegato e non si vede. Le mani. Le mani.
qualcosa. Cosa? Le mani e il collo, non lo so, sembra il collo, sembra un tubo. Ma le mani, non lo so, sono giunte insieme, è come se ci fosse dell'energia, della luce, non lo so, è strano, è come pittura a olio. Di attore di staccare tutto. Completamente. Sta facendo? Mentre lo fa, racconta cosa fa, come lo fa. Non riesco a vederlo, so che lo sta facendo. Cosa succede? Niente, vedo mio padre che fluttua, ma non sembra più neanche lui. Non Come lo vedi? tipo bianco, come. Adesso osserva se è ancora connesso con Tor o se è completamente disconnesso. No, è disconnesso. Adesso vai da lui, prendi le sue mani, se vuoi farlo, alimentalo, finché si riprenda. Vuoi farlo? Puoi appoggiare le tue palme e le mani con le sue. Abbracciarlo. Dimmi cosa succede. Non lo so, non sembra lui, non... è strano. Leggi il suo DNA. Dimmi se è il suo. No. Di chi è? Alieno. Digli di prendere la forma, la sua forma. Gli occhi grandi, ma sembrano quasi fuori dalla testa. Continua. Sembra un insetto, Adesso ma non il tipico alieno che si vede, non, strano, mostriciattolo, osserva invece bruttino. dove è tuo padre. Non lo vedo più. Cercano. È seduto su una roccia. Dico una roccia, ma non. È seduto da qualche parte. Una cosa nera. Ma è come se fosse energia. Non lo vedo come se, come essere umano. Torna indietro nel tempo. Torna quando vedi Thor con i tubi. È tuo padre. C'è tuo padre agganciato. Sì, ma io vedo solo la schiena, non ho la certezza che sia Girati. lui. Vallo a vedere in faccia. Beh, comunque lo riconosce attraverso il suo DNA. Il DNA è univoco. Ha un codice unico. Puoi leggere il suo DNA, sentirlo, decodificarlo e identificarlo. Non mi sembra lui. Beh, osserva dov'è. Dov'è tuo padre?
da qualche parte Adesso all'intorno. conto da 1 a 3, tu vai dove tuo padre. Al mio 3 sei lì da lui. 1, 2. Sono a casa mia, è possibile. Casa tua dove? In Italia? Che Sì. anno Mi viene. è? E osserva se tuo padre è collegato da casa tua o su a Tor. Sì. Tu Come collegato? tubi dalle braccia, dalle ginocchia. Tubi. Tubi che vanno su, ma non so dove vanno. E quell'essere che vedevi prima, che avevi scambiato per tuo padre, dov'è adesso? È ancora su nello È spazio. attaccato a Thor. No. Non è attaccato a Thor perché Thor si è staccato. Perché ha fatto. Sembra che gli fluttui vicino, è come se fosse tipo vapore adesso. Relazione c'è tra questo essere e Thor? Nessuna. È come se questo essere fosse stato svuotato da Thor. E quindi non è solo vapore E perché adesso. l'avevi scambiato con tuo padre? Chi ti ha fatto pensare che fosse tuo padre? Forse è umano. È un umano. Sì. Lo riconosci? No, mi viene da dire mio fratello, ma non ha niente che, niente di Leggi simile. il suo DNA. Leggilo. Dimmi se è lo stesso codice di quello di tuo fratello. Adesso torna indietro nel tempo, con tuo fratello, fin quando tuo fratello non assume delle sembianze migliori, prima che fosse esausto. Viaggia indietro nel tempo, con tuo fratello, vai. Dove sei? Come A Roma. Piccolo, vedi tuo fratello? piccolo, giovane. Osserva se è collegato a Thor. Con Thor. Sì, dalla testa alla schiena. Osserva se tuo fratello era su Atlantide insieme a tuo padre, quello che adesso è tuo padre. Mi viene da dire sì, ma non ho immagini. Bene, adesso chiedi a tuo fratello quali problemi e fastidi ha portato lui questa interferenza, questa connessione con Thor. Epilessia. Altro? Non
Mi viene confusione, però non ha senso. Sì, può portare confusione, certo. Bene, chiede a tuo fratello se vuole ancora questa connessione con tua. No. Adesso di a tuo padre e a tuo fratello insieme di ordinare a Thor di rimuovere tutti questi tubi di collegamento immediatamente. Dimmi cosa succede, cosa vedi. Non lo so, vedo una grande luce, ma non vedo cosa sta succedendo. Avvicinati finché non vedi. I tubi se ne vanno, si sono tolti. Su entrambi. E Sì. come li vedi adesso? Stanchi. Osserva se sono completamente disconnessi o se c'è ancora qualche altro tipo di connessione. Non vedo, ma mi viene da dire non, sono disconnessi. Adesso di loro di ordinare a Thor di non provare mai più a interferire con loro. E dimmi cosa succede. Se ne torna. Si è mosso a retromarcia, non so come dirlo, in una bolla di luce. È andato via. E adesso di a tuo fratello e a tuo padre di rienergizzarsi. Possono farlo attraverso quella fonte di energia all'interno delle eliche del proprio DNA. Osserva cosa succede. E dimmi. Non mi vedo nulla. Come li vedi? Non li vedo più. Dove sono? Ah, li vedo, c'è luce. Li vedi? Cioè, sono avvolti da una luce, come se fossero seduti, ma la luce arriva da sotto. Beh, aspettiamo un po' e dimmi cosa succede. Come li vedi? Mio fratello è in piedi vicino, mio padre è ancora stanco. Aspettiamo ancora un po'. Cosa vedi? Scusa, un secondo soltanto, mi si è aperta la porta. Ok, no. Avevo l'impressione che si fosse aperta la porta qui in camera. Ok. Saltato torno. Francato torno. Speriamo di no. Speriamo di no. Ok, adesso vedo papà è sul divano. Sembra ancora stanco, ma non stanco quanto era prima. Mentre lasciamo entrambi rinvigorirsi, osserva se la presenza in casa dei tuoi genitori era in relazione a Thor. O se qualcos'altro di indipendente. Sì, mi viene da dire sì, era in relazione, ma decisamente minore.
Ma non Ok, c'è anche so. qualcos'altro. Va bene, allora questa è un'altra sessione da fare. Va bene. Adesso osserva tuo padre e tuo fratello e vai direttamente al momento in cui entrambi sono pieni di energia. Fai un salto temporale. Cosa vedi? Vedo tutti e due, mio fratello è in piedi, mio padre è seduto, però sorride. Chiedigli come si sente, chiedi loro come si sentono. Bene. Ok, quindi siamo pronti per ritornare dalla missione. Katia, torniamo. Sì. Sì. C'è qualche domanda che vuoi fare adesso? No, è come se gli stavo donando dell'energia in qualche modo. Beh, fallo se vuoi. Quando sei pronta, allora dici torniamo. Sì, possiamo tornare. Adesso io conto da 1 a 5. Mentre conto, tu rientri, ti reincorpori. Rientri nel corpo e nella mente completamente. 1. Mentre lo fai, senti che il tuo corpo comincia ad alleggerirsi, lentamente. Ne comincio a farlo dai piedi. E adesso i tuoi piedi sono leggeri. Non sono più sprofondati nel letto, ma sono così leggeri che sembrano fluttuare nell'aria. 2. E questa sensazione di leggerezza arriva fino alle ginocchia. E ancora fino al bacino, adesso tutte le tue gambe sono leggere e levitano sul letto e senti questa sensazione di benessere lungo tutto il corpo. 3. Anche la tua schiena si alleggerisce muscolo dopo muscolo, anche il tuo addome e il tuo petto, adesso il tuo busto. Levita con le gambe sul letto e la sensazione di serenità, di tranquillità, di benessere. 4. Anche le braccia si fanno leggere e la testa e il volto. Adesso tutto il tuo corpo è leggero e ti senti forte, rinvigorita, fresca. Riposata, tranquilla, serena, piena di sensazioni di pace per tutto il tuo corpo, che avvolge tutto il tuo corpo. 5. Apri gli occhi. Come ti Wow. senti fisicamente? Mi fanno male tutti i Ti fanno muscoli. male i muscoli? Sì, proprio tanto. Male che... Forse la Ma che funzione tensione. durante la sessione? Non lo so, che io sappia, no. Cioè, che, per quello che mi rendo conto, però non. Sdraiati di nuovo e chiudi gli occhi. Puoi anche non mettere la maschera, figurati. Sono pochi secondi. Adesso io conto da 5 a 1 verso il basso e tu scendi un'altra volta dove eri prima in profondità. 5, scendi, giù, giù,
4, vai sempre più giù, torna dove eri prima. 3, vai sempre più giù, più veloce, più in basso, più in profondità, più veloce giù, in profondità. 2, così, sei completamente in basso, giù, pesante. 1, rimani lì. E adesso torniamo su di nuovo. E mentre lo facciamo, io conto di nuovo da 1 a 5, il tuo corpo diventa leggero, i tuoi muscoli si rilassano completamente. 1, senti i tuoi muscoli rilassarsi, senti come si sciolgono, sono leggeri. Senti questa sensazione di leggerezza in ogni fibra dei tuoi muscoli, per tutta la colonna vertebrale, la tua nuca, i muscoli delle gambe, dell'addome, delle braccia, delle spalle si rilassano. 2, sali su, 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 diventi sempre più leggera, stai volando, flutti, leviti, è meraviglioso, sei leggerissima, quasi non senti il corpo, è leggero, completamente rilassato. 3, tutti i tuoi muscoli sono flosci, rilassati, riposati, completamente sconnessi dalla tensione. Morbidi, caldi. 4. Goditi questo calore, questo rilassamento, questa rilassatezza. 5. Apri gli occhi. È cambiato. Sento un po' meno, sì, a parte che fa. Sì, però sento meno tensione. Ma dici che è una cosa che facevo, cioè, che è una cosa a No, livello. avrai, sarai rimasta con i muscoli tesi tutto il tempo della sessione. Ok, no, sentivo dei rumori qua intorno. Vabbè. Oh! Volevo vedere un attimino. Ah, sono le 5 qui, quindi 2 ore. Mamma mia, sono passate velocissime. Quantomeno Quanto tempo per pensavi fosse passato? me. Ma forse un'ora. Cosa ricordi? Cioè, Tutto. il tuo tutto, Tutto. poi... Come è tutto quello che, cioè, visualizzo ancora tutto quello che ho visualizzato. È normale, sì. Sì, avevi fatto ipnosi prima domani. No. No, Perché? perché vorrei che spiegassi a chi non ha mai fatto ipnosi e sta guardando il video, vorrei che spiegassi cos'è l'ipnosi, come ci si sente in ipnosi, cos'è un'ipnosi. O meglio, guarda, ti faccio prima qualche domanda, mi dai la risposta. Stare in ipnosi significa essere incoscienti. No. No, no, ero cosciente ma rilassata, rilassata a tal punto da potermi guardare intorno e vedere, ecco, delle immagini che arrivavano, ma non sempre arrivavano immagini, a volte erano informazioni e basta. Come ti arrivavano le informazioni? Come le recepivi? Arrivavano e basta, la maggior parte delle volte arrivavano e basta, erano lì, non so come spiegarlo. Cos'altro vuoi aggiungere? Non lo so, non è spaventoso come mi aspettavo che fosse. Pensavo uno che fosse tipo uno stato di totale incoscienza agli inizi e che venivano cambiate, mosse cose che magari invece non, è molto più semplice, Come si vede. molto meno spaventoso di quello che sembra, sì. Vabbè, quindi consiglieresti questa esperienza ad altri? Ok, Sì. va bene. Allora, l'ultima domanda è importantissima: permetti la divulgazione di questa sessione su internet? Sì, purché venga coperta la parte più bella. Perché venga coperta la Sì, perché faccia. dovete sapere che Katia è un mostro. Voi non potete vederla perché il video è occultato, però Katia è un mostro, è un mostro, quindi è giusto che la si copra. Venga coperta.
Ovviamente scherzo, non è una bellissima ragazza, però per ragioni di privacy è giusto che si copra così come per sua scelta. Va bene, Katia, allora io ti saluto da Madrid. Vuoi dire da dove chiamo? Sì, io da Londra. Va bene, Ah. Katia da Londra. D'accordo, Sì, no, niente, adesso non mi ho. dici. No, non so se avevo domande, ma non mi era venuta qualcosa in mente prima, ma non. Ah, no, lo sai che ti volevo Sto chiedere? registrando Quando ancora, ascolto stacco o le. continuo a registrare? No, no.